Siamo in diretta. Minchia YouTube. Allora, dall'Officina Peppino il meccanico, da Inzago. Da notare questa grandissima appunto GT rossa con i cerchi bianchi. A parte gli scherzi. Angelo, allora, problemino, come al solito. Non è in grado di fare questi lavori. Coppa dell'olio, tappo della coppa dell'olio, sbanato. Cioè, dopo ti giro le foto, ti faccio vedere. Completamente distrutto. Quindi, grazie a Dio che non l'ho messo dentro l'additivo, se no rimaneva dentro per un po'. E non va bene. Quindi ci vuole martello e scarpello, ma ci vuole un ponte perché da sotto così non riesco a fare forza a svitarlo, infatti lo stavo rovinando per un cazzo. Niente, officina anche lì. Che devi fare? Poi del resto. Del resto l'ho rimontata tutta. Dopo ti faccio le foto per l'ASI. Quindi adesso è tutta pronta per essere portata via. Capisci? E niente. Io ho rimontato le puleggine. Vediamo se si vede qualcosa qua sotto. Aspetta. Stai calmo che vado a prendere le lucine. Vediamo se si vede. Via quel cavalletto, figa zia. Vedi? Questa è la puleggia del tirante della cinghia del condizionatore. Questo è il supporto motore, questo è l'essiccatore dell'aria condizionata che ho visto che come ricambio su Autodoc c'è e lo compro, costa 20 euro. Questo qua è quello che trattiene tutte le impurità e l'acqua e lo cambiamo. Poi ho notato che le lampadine delle frecce laterali non ne vale anche una. Capito? Ci ho perso una vita solo per il tappo dell'olio, vaffanculo. No, ma meno male. Poi fa fatica a partire la mattina, cioè la mattina, fa fatica a partire. Secondo me c'è qualche iniettore che piscia. Ah, che bella qua. C'è qualche iniettore che piscia. L'iniettore, meno male che li cambiamo, perché fa molta fatica a partire, cioè dopo varie messe in moto poi parte tutta scarburata, vabbè, ma ci sta Angelo, ci sta, è tutta da rivedere, sonda lambda, boh, vediamo. Gli iniettori sicuramente sono una merda e poi c'è da fargli una messa a punto, regolazione delle punterie, del gioco delle punterie per forza di cose, magari c'è la secca ma anche consumato e fa fatica a partire. Va bene? Ti faccio un altro audio, sennò questa qua dura una vita. Stagione 1, episodio 2. Punto GT by Officina Peppino Meccanico. E niente, Angelo. Adesso voglio rivedere un attimo lì la questione cavi, fili, voglio vedere un attimo come siamo messi e vedere anche dove far passare i cavi della corrente dal davanti e dietro. Angelo, spero che il video ti sia gradito, eh? Sia gradito il video.
Vediamo un'altra colazione così senza di me. Gittirita, gittirita. Aspetta che ti chiudo il cofano, vediamo un attimo. Cioè dai, con la presa d'aria lì, figa, non si può vedere. Poi te l'abbasso così rimane più bello. Ciao Gerù.